Ormai abbiamo capito che Pokémon Sole e Pokémon Luna sono colmi di riferimenti a generazioni precedenti, personaggi di un certo rilievo e a luoghi di regioni remote. Ma all'interno dei titoli di settima generazione, con grandissima nostra sorpresa, possiamo scovare alcuni dialoghi che potrebbero far luce su alcuni misteri che ancora circondano Pokémon Sole e Luna, e non solo. Per iniziare, al centro commerciale della regione sarà ottenibile per la cifra di 3.000 pokedollari il famosissimo strano ninnolo, ricollegando di fatto l'oggetto ottenibile a Kalos con la regione di Alola, come del resto ampiamente prevedibile. Ma non è ovviamente di questo che vi voglio parlare quest'oggi. Infatti, pare che per l'intera regione di Alola vi siano vari NPC che sostengono di aver partecipato a vari progetti Pokémon. In particolare ci viene parlato di Tauros, facendo riferimento alla sua mossa Bora troppo potente, lasciando pensare che forse il Pokémon Toro Brado era stato inizialmente concepito con statistiche, diciamo, troppo alte per la sua generazione. Si parla poi di Diglett e di come la sua creazione sia nata da un folioscopio con lui stesso come protagonista, per poi arrivare a Mew e al fatto che sarebbe stato inserito all'ultimo momento all'interno del gioco. Quindi in realtà non sarebbe stato eliminato per mancanza di spazio come si pensava, ma messo in Pokémon Rosso e Blu in fretta e furia e probabilmente commettendo un errore che nei primi giochi andò poi a causare il tanto famoso glitch di Mew. Fino ad ora queste notizie però non ci dicono nulla di particolare sui giochi attuali, ossia Pokémon Sole e Pokémon Luna, fanno solo un po' di luce sul passato, ma ecco che entra in scena un altro dialogo nel quale ci viene esplicitamente detto: ti racconto un segreto, va bene? Eravamo occupatissimi con lo sviluppo di un nuovo gioco quando improvvisamente ci dissero che bisognava creare una versione differente. Rimasi di stucco, non ci volevo credere, ma ora come ora sono felice di aver partecipato alla sua creazione. Questo piccolo discorso può aprire una finestrella molto interessante, dando una chiave di lettura alla scelta di far uscire la settima generazione così presto. Potrebbe questo NPC riferirsi alla creazione mai avvenuta di Pokémon Z, sostituito poi da Pokémon Sole e Luna? Oppure il suo riferimento va visto come un rimando al progetto di Pokémon Grigio, sostituito poi con Pokémon Nero e Bianco 2? Infine, credo che esista anche un'altra possibilità. Entrando nella sede di Game Freak, infatti, possiamo esaminare una lavagnetta nella quale vi è lo sviluppo di un nuovo gioco. Ora, la frase dell'NPC potrebbe, perché no, riferirsi a qualcosa di cui noi non siamo ancora a conoscenza. Un evento legato alla produzione di magari un terzo titolo ambientato da Alola, oppure ai remake tanto desiderati di quarta generazione? Voi, quale ipotesi ritenete più probabile? Scrivetelo qua sotto in un commento, spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, passate anche nei social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo con un prossimo video!